Siamo scafati al polverificio di Scafati. Una coda che non finisce mai di auto con persone a bordo che vengono qui a fare il trombone. Sono immagini che pensavamo di non vedere mai più. E invece, ecco, siamo di nuovo alle solite code infinite. Il lavoro è cominciato stamattina alle 9:30. E già da stamattina noi sono pervenute telefonate che parlavano di decine e decine e decine di auto in colonna. I cittadini che hanno avuto o il Covid, sono stati colpiti dal Covid, oppure perché avevano necessità di controllare la loro situazione. I ragazzi, i dottori, gli infermieri che stanno lì, stanno lavorando da stamattina incessantemente. Questa è la prova provata dell'aumento dei contagi, per i quali noi abbiamo voluto fare questo servizio per lanciare un messaggio a tutti. Stiamo attenti, stiamo attenti. Noi la mascherina l'abbiamo abbassata perché siamo a debita distanza dalle auto e da coloro che si stanno effettuando il tampone. Dobbiamo stare attenti, usare la mascherina, usare tutto ciò che ci è stato detto durante questi anni di pandemia, se ne vogliamo uscire indenni. E speriamo che adesso questa coda finisca, perché per la verità, sta pure piovendo, per la verità la cosa non fa certamente piacere. Non fa piacere osservare tutta questa gente che è venuta qui carica di preoccupazioni, chiaramente. Questo servizio è solo un messaggio che vogliamo lanciare ai nostri telespettatori. Usiamo tutte le precauzioni, stiamo attenti a che il Covid non vinca questa battaglia che assolutamente la dobbiamo vincere noi. Noi dobbiamo vincere questa battaglia come? Utilizzando tutto ciò che serve a mantenere lontano, lontano questo virus che purtroppo non ci sta facendo vivere. E allora, ecco, osservate, i ragazzi sono velocissimi nel tamponare, bambini, adulti, ragazzi, sono venuti in tanti stamattina e la coda continua, la fila di auto continua.